Zinab, Zinab, God be voice up, Kahuli Rayful. Blobs a grub, Zagrub. Sul sul, amici, bentornati in un nuovo episodio, nel secondo episodio della mia sfida dell'eredità. Io sono Danai e questa è Arianna, che al momento è appena tornata da una festa sulla scogliera. L'ultima volta che è stata a lavoro è andata malissimo, abbiamo guadagnato solo 28 simoleon perché era veramente stanca, aveva tutte le barre azzerate, però a forza di raccogliere rane, sassi, piante, siamo riusciti, ecco, posso anche farla accoppiare, siamo riusciti ad ottenere abbastanza soldi per poter costruire una casa. E adesso, anzi, mandiamola verso la sua nuova casina. Non l'ha ancora vista nemmeno lei perché l'ho finita di costruire da poco. Noterete nello scenario questi nuovi lotti scaricati tutti dalla galleria, perché veramente non mi piaceva che fosse così vuoto. Ha stretto un po' amicizia con la sua collega, a cui ho fatto un lievissimo restyling perché era abbastanza bruttarella, più che altro per come era vestita. Ah, lei adesso è vestita di abiti da festa, perché era, ripeto, è tornata da questa festa dalla scogliera, e quindi ancora gli abiti, ma è veloce, andiamo verso casa, così ve la mostro anche a voi. Nella mia idea questa è una specie di container. Come potete notare è molto semplice, qua c'è tutte le piante e la casa si suddivide molto semplicemente così. Il bagno non ha un muro perché non avevo i soldi per tirarlo, quindi niente, elettrodomestici pessimi, non ci sono luci, c'è solo una finestra, letto, lavandino, servizi igienici e doccia, basta. Visto che lei ha fame, direi di farle cucinare, facciamola cucinare un po', così magari guadagna anche un po' di abilità in cucina, che non ne ha. Questa casa è veramente agghiacciante, non vedo l'ora di avere qualche simoleone in più per potergliela rifare un attimino più decente. Ecco, bellissimo che ti pulisci l'orecchio, il cerume e poi tocchi con le mani l'insalata, buono, meno male che la mangi te. Ah, poi abbiamo anche questo coso qui, che è sparito, vabbè, meglio così. Rane? No, troppo presto, tante le volte. Però se non altro comunque è meglio di una tenda e di una doccia messa su un giardino. Poi io direi che ti puoi cambiare. Oh, ti vediamo le mutandine! Cambiati d'abito. Ripulisci. E poi, il giardino sta bene, ha bisogno di qualcosa. No. Ok, vedevo sbriluccicare, ma non so bene per quale ragione stessi sbrilluccicando. C'è qualcosa da raccogliere? Ah, questa è una spa. Che è inutile che vado alla spa perché tanto non ho soldi. Qui ho aggiunto anche delle unità familiari, quindi ora questa è vuota. Però ho aggiunto anche delle unità familiari per riempire un po' questo quartiere. Ecco, lei ha sonno. Sono le 2:30, facciamole fare un pisolino magari. E poi usciamo un po'. Magari potremmo uscire un po' a cena. Nel mentre che lei dorme, e noi ci vediamo dopo, io vado a vedere se c'è qualcosa da raccogliere. Ok, stiamo, come potete notare, raccogliendo pietre. Abbiamo trovato un'altra rana. Quanto vale? 10, ok. Possiamo anche venderla subito senza ulteriori indugi. Facciamo accoppiare l'oro, che vale 160 simoleon, meglio. Vendiamo tutte le fragole. Il fos, da quel che è. Le parti dell'aggiornamento, che non me ne frega niente. Ok, lei è contenta. Non so se aprirlo. Vabbè, tentiamo. Intanto io vendo il resto. No, era meglio se vendevo la scatola. Ok, allora io direi che potremmo andare un po' da qualche po' a giro. Oh, qui c'è del cibo. Cibo gratis, ma tu hai fame? Non particolarmente, però mangia. Wurstel e fagioli, non è questo granché, ma insomma, tu mangia. Eccoci.
Arrivata la nostra collega, casomai non te l'avessero detto, il Festival delle Spezie è un ottimo posto dove mangiare senza spendere. Andiamoci insieme, ti faccio vedere come ci si può saziare con tanti assaggini gratuiti. Io volevo andare più in un locale nuovo, piuttosto che qua. Non ho tanta voglia di andare al Festival delle Spezie, quindi no, non andiamo. Facciamo viaggia. Facciamo anche a lei, comunque. E ne facciamo la controproposta. E andiamo ad Oasis Water Park, visto che sono 19, però lei non ha fame, quindi il ristorante non ha senso. Anche se questo sarebbe stato molto carino con dei bambini. Tra l'altro è bellissimo questo lotto, lo trovo veramente splendido. Potrebbero fare dei bagni. Tanto per divertirsi, fatevi due tuffi. No, nel senso vestiti no. Ma state qui insieme. Mi fate un po' una giornata di piscina, dai. Puoi venire anche te, eh? Nuota con... Dai. Vieni, Villareal. No, Villareal, è l'altra. Villareal, mi sono sbagliata con l'altro sim. Spruzziamola un po', tanto per... È veramente un lotto carino. È presto per andare nel lotto della discoteca. Volevamo andarla a ballare, ma è 19, insomma, sono le 8 adesso. Veniamo qui. La popolazione, no, niente di interessante. Qui c'è un micetto che miagola. Di qualcuno ha il collare, non è un randagio. Eccolo, potremmo giocare un po' con gli scacchi adesso. Vieni su. Come ti chiamavi, non mi ricordo più. Kira. È un po' grande questa fontana, esce fuori l'acqua, però vabbè. È caratteristica. Valutiamo le mosse. A lei ovviamente sta cercando anche l'amore. Ora devo un attimo sistemarsi, ora dovremo assolutamente trovarle l'amore. Fame non ne ha, solo bisogna andare in bagno. Oddio, quanto siamo in basso ancora. Andiamo un po' più veloci. Dobbiamo assolutamente trovarli dei simi. Io ho scommesso dei simi nel lotto. Spero di incontrarli casualmente, altrimenti li andremo a trovare a casa. Dai, c'è un butter, vai, tesoro. Perfetto. Ok, direi che salutiamo la nostra amica. Magari abbracciamola se c'è. Ok, la abbracciamo e andiamo. È stato un piacere stare con te. Cioè, arrivederci. Arrivederci. E torniamo a casa. Che è stanca. E domani lavora. Eccoci qua, alla punta dell'oracolo gemello. Vai a letto, dormi. Ci rivediamo domani mattina. Ok, devo svegliarla io perché tra un'ora inizierà a lavorare. E devo assolutamente farsi una doccia. Fa una doccia riflessiva che magari mi vai concentrata al lavoro. Dannazione. Partecipa. Ok, niente, non abbiamo fatto un tempo. Ok, siamo arrivati al lavoro. Come notate sono tutti fuori perché ho fatto una cosa fantastica. Ho sostituito l'ospedale con un altro perché era veramente terrificante. Abbiamo una nuova collega. Dovremmo assolutamente farlo restyle anche a lei. Ok, ragazzi, vediamo questo nuovo lotto che non ho visto nemmeno io. Oh, c'è tre chirurgie. Brandine. Proprio come fosse la camera di un paziente, con lo scheletro bellino, la sala mensa, molto carino, la reception meravigliosa. La reception mi piace un sacco. Quello è il test, laboratorio, i raggi X. E qui ci sono i lettini da visita. Perfetto. Perfetto, ragazzi, perfetto. C'è una doccia o devo aggiungerla io? Perché io ho bisogno di una doccia. Dove sono i bagni? Non ci sono i bagni? Ci
C'è tutto tranne che i bagni. Ah no, eccoli qua, perfetto. Vediamo che per maschera. Ah, è uguale, non fa differenza. Quindi fate una doccia riflessiva. Sì, anche abbastanza rapida. Ok, poi curiamo i pazienti. Ci sei? Dai, quanto ti ci vuole a fare questa doccia? Basta, sei pulita. Dai, esci. Bravissima. Cura il paziente, lui perché non mi ci va? Ah, adesso sì. Anche lei era da curare, se non sbaglio, esatto, dalla vaccinazione. Anche se c'è il mio collega che rompe le scatole come al solito. Discuti di lavoro. Lascia stare, scusi di lavoro, e poi gli chiacchierà qui e lo spostiamo. Che mi sta disturbando. Vai, basta parlare. No, ho sbagliato, ho annullato la sua azione. Dalla vaccinazione, perfetto. Vediamo, ancora due pazienti, l'abbiamo già fatto. Poi prelevo un campione da un paziente, ci servono nuovi pazienti, eccoli qua. Quindi ammettiamoli a lettino. C'è anche una bimba, questa donna è sempre malata. Ok, dai, prendeli tutti. Poi cominciamo da lui. Esaminiamolo, preleviamo un campione. Dai, prendi anche l'ultima. E poi cominciamo a lavorare veramente. Esaminiamo anche gli occhi, come mi dice. C'è un altro lettino, puoi andare in un altro lettino. Bravissima. Ecco, bravissima Arianna. Allora riproviamo. Ok, non gli sta molto bene. I dati l'hanno confusa, perfetto. Misuriamogli anche la temperatura. Sì, lo so che hai fame, troppo poco ti... No, ora no, prima misurale la temperatura. Misuragli la temperatura, un uomo. Ok. Che altro c'è da fare? Trasferisci il caso di un paziente, trasferiamolo a lui. Lo possiamo trasferire a lui? Se no la nostra collega, se la trovo. Dov'è? La nostra amica. È sparita. Ah, eccola qua giù. Dov'è trasferisci il caso del paziente? Perché noi ancora non siamo così alti livello da riuscire a scoprire cosa. Compro uno spuntino e mangio un tramezzino. Poi ci esercitiamo e analizziamo il campione. Iniziamo andando anche in bagno prima, così almeno è a posto. Dai, su, velocissima, dai. Dai, su. Basta, non mangiare più. Lascia. Vai in bagno e io intanto vado qui. Ok, analizziamo il campione. E poi ci esercitiamo. Le mani se le era lavate? Sì, perfetto, bravo. No, no, restiamo fino a tardi. Voglio raggiungere almeno l'argento, non possiamo guadagnare poco così. Preleviamo un altro campione. Discutiamo dello stato generale della salute. Basta. Vai, 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 basta! Basta! Arianna! Maledizione, ascoltami. Sì, lo so che sta per finire, ma io voglio almeno arrivare all'argento, ti prego. No! Le orecchie. Dai, fai come dico io. E preleva anche il campione. Forza, veloce. Dai,
Dai, veloce, Rihanna, Rihanna, veloce, veloce, veloce. Ok, analizziamo il campione. Vai, veloce, 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 velocissima. Niente, comunque abbiamo guadagnato 148 simoleon, dai. Abbiamo capito che dobbiamo cercare di andare al lavoro con le barre di livello già alte, altrimenti siamo veramente rovinate, cioè. Allora, fai un pisolino e poi andiamo a cena fuori con qualche amica e vediamo anche se incontriamo un po' l'uomo dei nostri sogni. Fatti una doccia poi e poi cura il giardino. Se smettesse di avvertirmi quando i miei amici online giocano. Siamo vestiti eleganti per raccogliere. Ma fai evolvere. Dovrebbe fare in automatico su tutte. Esatto, non c'è bisogno di cliccare. Allora, raccogli tutto. Però anche questo può far evolvere. Questa? No? No? Questa? No? 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 Ok. Adesso usciamo. Viaggia. Sempre con la nostra amica. E andiamo a mangiare. Ok ragazzi, ho modificato il menu perché non c'era niente. Ordiniamo, adesso dovrebbe esserci più cose. Allora, da bere. Ah, lo chef consiglia il tè. Noi prenderemo invece un bicchiere di vino bianco per lei. Mentre per lei, per l'amica, prendiamo questo, prosa e pennellata, dai. Per antipasto, ci prendiamo gamberi al popcorn, cioè, è stranissima sta cosa. Facciamo niente per antipasto perché non è che abbiamo tutti questi soldi. Andiamo direttamente a un secondo. Ecco, la frittata di spinaci per la nostra collega. Noi ci prendiamo trotter la mugnaia. Perfetto, il dessert a un caso dopo. Yeah, the Sì, però potremmo andare a cantare nell'attesa, canta in duetto country, sempre sto benedetto country. E dov'è? Oh, che carina. Ma lei è la sima che ho messo io nel quartiere? Però non direi di non cantare proprio con il cuoco. Grazie, porteremo quanto ordinato appena sarà pronto. Bene, grazie. Dov'è l'amica? Che è pronto? No. E allora, canta in duetto, country, ripeto. Io nel frattempo che voi cantate mi do un'occhiata in giro. Visto che c'è lei, non c'è per essere qualche altro simbolo che ho preso dalla galleria. Oh, guardala, sì, è lei! Che carina. Però altri sim non ce ne sono, specialmente non di recente. Niente, resterà single tutta la vita, sta disgraziata. Dai, dai, dai. Lei magari se si cambiasse, diciamoli, chiediamoli di vedere l'abito da festa. E mangia e bevi. Ti puoi risedere? Siediti. Brava. Magari nel frattempo fate anche un po' di conversazione. Chiediamo della sua giornata. Altri sim. Chiediti un altro sim. Chiediamo di, vediamo. C'è qualcuno che conosce interessante? No, nessuno, assolutamente nessuno. Chiediamo di lui, tanto per. Amichevole. Discutere la struttura dei sapori. Cosa è avvenuto? Arianna ha scoperto che il nettare bianco si abbinava piuttosto bene al suo pasto. Lo so, per quello te l'ho scelto. Nel senso, il vino bianco col pesce. Chi è questa? Ah. Frankis.
Oh, ti è piaciuto il cibo? Sì, direi di sì. Quindi diciamole di riferire un complimento allo chef. Che comunque guarda. Tannini tentatori per un ottimo abbinamento. L'equilibrio perfettamente amaro permane a lungo dopo. L'assaporamento del nettare. Un arredamento gradevole. La cena fuori per aver chiesto un tavolo al ristorante. Che delizia! Non c'è nulla di paragonabile all'uscire a cena per godersi un ottimo pasto. Quegli chef sanno proprio cucinare. Sì, allora dai, se lo merita ce la facciamo. Cos'è invidia? È difficile guardare altre coppie unite quando non c'è alcun sim speciale nella propria vita, piccola! Dai, andiamo. Sai cosa facciamo domani? Andiamo a trovarla a casa, il tuo sim speciale. Chiediamo di riferire il complimento allo chef. È stato bravissimo, il cibo era ottimo, grazie. Discutiamo degli interessi. Un po' possiamo fare di nuovo un duetto. Sempre con. No, stavolta facciamolo con Alessia. Magari ci diventiamo amiche. Anche di Alessia. A te deve ancora finire di mangiare. Dai, ce la facciamo. Lei effettivamente sta lavorando. Dai, allora torniamo a casa. Domani, tesoro, ti porterò. Sapori ispiratori per aver discusso di strutture dei sapori. Stretto una nuova buona amicizia. Buono, buono, buono. Domani ti porto anche a trovare il tuo uomo. Vai, cara. Ed eccoci qua, tornati al lavoro. Tanto non vi ho fatto vedere altro perché comunque tanto eravamo solamente andati a dormire. Grazie a Dio, a parte il divertimento, abbiamo le barre abbastanza alte, quindi dobbiamo trasferire il caso e lo farei subito non appena trovo la collega. Perfetto. Trasferisci il caso del paziente. Vediamo di arrivare a un buon livello oggi perché sistema il lettino medico. C'è qualche lettino a sistemare? Sì, perfetto. Oh, loro sono curabili. Poi lui che mi sta sempre lì tra le scatole. Chiacchiera qui, vieni. No, vabbè, non me l'ha fatto. Fai queste cose. Cura anche lei, per cortesia. Non mi perdere tempo, che già non ne abbiamo. Vediamo chi c'è qua fuori. Vabbè, mettiamola anche lei. Facciamolo su di lei. Prelevo un campione. Esaminiamo gli occhi. Dobbiamo passare anche lo straccio su una polsa. Ok, dov'è una pozza? Ci sarà una pozza da qualche parte? Sì, qui, perfetto, asciuga. Discutiamo prima dello stato di salute generale e poi andiamo a analizzare. Ok, basta asciugare pozze, ce ne freghiamo. Dai, date le medicine a un paziente al momento. Analizziamo il paziente. Poi esaminiamo le orecchie. Dai, 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 dai. Che appena finito di lavorare volevo andare a trovare quel sim famoso a casa sua, visto che non lo troviamo. Ora lei presumo non posso riprelevare un'altra volta il campione, infatti. Mi sa che l'avevo già fatto anche con lui. Oh, bene, c'è gente nuova, quindi. Ancora lei. Ogni poco viene all'ospedale sta donna. Cos'ha? Salute cagionevole? Se non sbaglio loro sono marito e moglie. Ottimo, perché c'è un'intossicazione in casa, un'intossicazione alimentare. Misuriamo la temperatura e preleviamo un tampone. Perfetto. È prelevato? Sì. Esamina gli occhi, ferma, dove vai? No, 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 prima voglio.
Raggiungi livello alto. Oh, cavolo, questo c'ha tutte le chiazze pure. C'è altro? Sì, trasferisci il caso del paziente. Altre scelte, non lo posso fare su di lui perché mi sa che non è un livello altissimo. Solo con la mia collega amica, che ovviamente ora non... è qui, è qui, è qui, perfetto. Trasferisci il caso. Iniziamo il campione. Oh, lui è alla cura, perfetto. Ti prego dimmi chi ha delle medicine. Dai, vai, vai, vai. Ok. Chiacchiera con un paziente, chiacchieriamo. Chiedi della sua giornata, anche se non credo sia bellissimo. Perfetto. Ammettiamo anche lei. Questo sim è veramente fastidioso. Ti levi? Per cortesia, se io faccio così mi si leva. No, io volevo impostare lui. Ammetti il paziente al lettino medico. Esamina il paziente, discutere lo stato di salute generale. Nel club Baldorios, no grazie, non mi interessa. No, no, restiamo fino a tardi, lo so che devo mandare là, ma voglio assolutamente una promozione. A lui gliel'avamo già prelevato un campione? No, quindi preleviamogli il campione e misuriamogli la temperatura. Ecco. Rifacciamo. Esamina le orecchie e lascia stare il cellulare. Ma ancora non mi ha preso il campione? Allora, ce la facciamo? Oh. Esamina gli occhi. Non so che hai bisogno di divertirti, ma adesso non è il momento. Perfetto, ce l'abbiamo fatta, ora puoi andarti a divertire. Dov'è un computer? Qua? Sì. Beh, gioco una partita, Sims per sempre. Perfetto, mangia anche che hai fame. Tanto ormai siamo arrivati comunque a un buon punto. È finito. Oh, 240, però non abbiamo preso la promozione, mannaggia! Ok, facciamola andare in bagno. Una doccia veloce. E andiamo a trovare il sim. Dai, fate la doccia, fate anche un pisolino, dai. Che suono le 19, basta, dobbiamo andare. No, 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 niente vacanze, niente vacanze. Viaggia da sola. Eccoci qua, siamo arrivati a casa del sim che io avevo trasferito dalla galleria. Oh, questo è il suo cane. Presentazione amichevole. E poi ci presentiamo anche a lui, che è giusto per conoscerlo. Facciamo finta che lei stesse facendo una passeggiata e per caso è stata attirata da Hunter e voleva conoscerlo. No, 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 non accetto la nostra amicizia. Ok, vabbè, parliamo un po' con lui. Questo ha bisogno anche di socializzare. Lì, scusa, no, urla contro, no? Quando vedi foto, chiediamo della carriera, anche se probabilmente non ne ha una. Ah no, invece il re delle APM presso intrattenimento per i giorni di pioggia. Oh, ok, non lo sapevo. Dai un dolcetto, voglio fare amicizia con Hunter. È meraviglioso questo pitbull. Loda. Impariamola a conoscere e rioffriamogli l'amicizia. No, non ne vuol sapere. Però si fa accarezzare.
Shine new for Oh, azzuffati, tanto giocano. Web! Ma che carini! Sono meravigliosi! Riproviamo con l'amicizia. Alla fine ho fatto più amicizia col cane che con il padrone. Oh, finalmente siamo amici. No. Oh, adesso sì. È diventata amica di Hunter. E torniamo a casa. Tanto volevo solo conoscerlo, l'abbiamo conosciuto. Dicevo, lo abbiamo conosciuto, la prossima volta ve lo farò vedere anche meglio rispetto a quanto ve l'ho visto adesso, che effettivamente non ve l'ho mostrato proprio per bene. E io adesso lei la mando a letto e a voi vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata, sempre qui sul mio canale. Vi mando un grosso bacio, sul amici, a presto!